Finestre blindate, che cosa sapere? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Quando si parla di finestre blindate, bisogna parlare di un sistema di finestra. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa finestra deve essere blindata nel tutto il suo intero, non solamente nel vetro o solamente nella ferramenta o solamente nella maniglia, ma deve essere completamente blindata e deve avere anche una certificazione. Cosa vuol dire? Una finestra che deve essere stata testata in laboratorio con quelle dimensioni, con quella tipologia di apertura, sia un'anta o due ante, che sia scorrevole, con quel tipo di vetro, quel tipo di maniglia e che abbia passato il test. Il test praticamente viene fatto in laboratorio e c'è un omino, o meglio un omone, che prova a sfondare la finestra a secondo della classe antefrazione che si va a testare. Se non riesce a entrare nella finestra, la finestra viene certificata. Se invece riesce a passare, non prende la certificazione. Le certificazioni vanno da 0, finestra non testata, fino alla 6, che parte dalla 1 che resiste agli attacchi manuali, quindi uno che prova a entrare con una spallata, ti posso assicurare che nelle finestre normali, in qualsiasi finestra, basta una spallata e entri dentro. Poi dopo invece c'è la classe 2 che si iniziano a utilizzare un pochettino di attrezzi come dei cacciaviti, dei martellini, dei cuni, la classe 3 è piede di porco e via di seguito. In un'abitazione, in una zona residenziale non ad alto rischio, una classe 2 potrebbe essere già la buona scelta, abbinata ad un sistema d'allarme. Poi, oltre alla finestra blindata, è anche importante posarla bene questa finestra, perché se metto mai lo stesso numero di viti che metto nella finestra normale, corriamo il rischio che sforzando la finestra vada a cedere la finestra per intero e non la ferramenta, il vetro, i profili, ma il fissaggio. Proprio perché è complicato, diciamo, sapere tutte queste cose e quando chiedi un preventivo dall'altra parte, magari c'è il rischio, si corre il rischio che ci sia qualcuno che abbia anche un conflitto di interessi, ho ideato un sistema di consulenza con il sistema Bisacchi dove posso aiutare tutte quelle persone che non posso servire direttamente con la mia azienda a trovare qual è la scelta migliore per loro e magari analizzare i preventivi che ti sei fatto fare per scegliere qual è quello più giusto o andargli a integrare con qualche domanda, qualche precisazione. Se vuoi sapere di più su questo servizio, vai su www.blogwisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!